Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi registro l'ultimo video del 2018 e come da tradizione registrerò il video dei prodotti preferiti di quest'anno per quanto riguarda il make-up. Sono stata un po' indecisa fino all'ultimo su quale mettere, quale non mettere, quale dire, perché magari mi sono sì piaciuti però non li avrei messi nella mia classifica, no? Alla fine ho raccimolato un bel bottino, sono cambiate tantissime cose quest'anno e ne ho fatte tantissime altrettanto. È stato un anno molto molto ricco di nuove emozioni, nuove esperienze e anche tentare provare cose nuove. Quindi direi di iniziare. Io parto con i prodotti per la base, poi andiamo a step. Per quanto riguarda primer viso, non ce n'è stato uno in particolare che mi abbia colpita, che mi abbia fatto dire sì, è lui. Quindi non ne ho messo nessuno, anche perché sopra prendendo l'abitudine ultimamente invece di mettere primer siliconici e non, di utilizzare direttamente una crema molto leggera da giorno e vado. E devo dire che non mi trovo male, quindi ecco, questo è il motivo per cui non vedrete nessun primer viso. Poi passiamo direttamente ai fondotinta. Ne ho un pochino perché mi è presa un po' la fissa del fondotinta perfetto. Io per fortuna ho una pelle abbastanza decente già di mio, quindi i fondotinta mi piacciono coprenti per il semplice fatto che mi piacciono coprenti, punto. Quelli che vedrete saranno principalmente media-alta coprenza, a parte uno che è qui davanti a me, che adesso vi faccio vedere subito. E sto parlando dell'Hello Happy Foundation, eccolo qui, questo qui è di Benefit. Io utilizzo la tonalità 1/2 e questo qui è un fondotinta Sheer Medium Coverage con SPF 15 ed ha proprio un effetto, come dice qua, sheer, quindi lascia proprio una patina, è molto luminoso, molto fresco, infatti è molto liquido, però vi dirò allo stesso tempo non è poi così leggero in quanto a coprenza, cioè fa il suo dovere e mi è piaciuto tantissimo, l'ho utilizzato molto soprattutto nel periodo un pochino più caldo, no? Quindi se eravate indecisi se prenderlo o meno, provatelo. In più ci sono tipo 40 colorazioni, una cosa assurda. Poi passiamo invece a quelli un pochino più copranti. Forse uno dei primi che vi consiglio è questo qui di Fenty. Questo qui è il Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Io utilizzo la tonalità 150 mischiata alla 140. Infatti per quanto l'ho utilizzato, a parte che è leggermente sozzino, ma si è rotta la pompetta. O lo spacco e mi prendo il prodotto all'interno, perché sennò non so come fare, sono disperata. Però da quando mi si è rotta la pompettina ho riscoperto anche altri fondotinta, quindi non so se è stato un pro o un contro. In ogni caso questo è sicuramente il mio preferito, mi piace la stesura, la coprenza, la stratificabilità. Ho sentito tantissime altre persone che si sono trovate bene. Anche qui abbiamo tipo un botto di colorazioni. Poi ecco, cerco di andare abbastanza veloce perché altrimenti qua non affittiamo più. Adesso passiamo a due fondotinta un po' più low cost. Il primo è di NYX. Questa è stata, ragazzi, una scoperta inaspettata. Non perché NYX non mi piaccia per i fondotinta, perché mi piaceva anche il Total Control, quello insomma con le goccine, ma questo qui mi fa proprio sognare, varcare altri livelli. E questo qui è il Can't Stop One Stop. Io utilizzo il colore vanilla, è il secondo che compro da quando me l'hanno inviato, anche abbastanza recentemente, perché alla fine non è che è uscito da tantissimo. Io ho il problema delle pieghette nella fronte, adesso non lo vedete perché non ho il fondotinta, però quando lo metto mi va sempre nelle pieghette d'espressione, io ne ho tantissime. Questo qua non so come fa, non va in una piega, una. C'è scritto full coverage, secondo me è un ni full coverage, insomma, dipende come lo gestite. Questo qui è un po' più low cost degli altri, ma comunque costa sempre intorno ai 16-17 euro, se non sbaglio. Ultimo, ma non per importanza, semplicemente per il fatto che l'ho scoperto recentemente, è il Superstay di Maybelline, questo fondotinta qui. Anche qui abbiamo scritto full coverage foundation e in realtà è più coprente probabilmente di quello di NYX di prima. La mia tonalità è la 03 True Ivory e devo dire che non c'è colore più perfetto. Mi piace tanto tanto tanto. Unica pecca rispetto appunto, sempre paragonandolo a quello di prima di NYX, è che questo tende ad andare un po' di più nelle surchette queste qua, naso labiali. Però per il resto è pazzesco, lo fissate e rimane lì. Se avete la pelle secca
potete anche non fissarlo. Quindi questi 4 super promossi. Passando invece al reparto correttori, che è un po' la mia categoria preferita, perché da quando ho memoria io ricerco sempre questo correttore perfetto. E forse quest'anno l'ho trovato, è una roba assurda, molti di voi già sapranno di quale sto parlando, il Close Up Concealer di Nabla. Eccolo qui, logicamente la mia tonalità è la Ivory, ma c'è anche una ancora più chiara che si chiama Porcelain. Adoro tutto di questo correttore, a parte che io a volte metto anche soltanto questo come ho fatto oggi e mi fa già effetto fondotinta, diciamo così. Poi ha una coprenza assurda, ne basta pochissimo. Alla fine per il prezzo che ha è davvero un prodotto magico. Infatti ogni volta che posso io me ne compro qualcuno. Adesso col Black Friday ne ho presi un po' perché ho paura di rimanere senza. E altro correttore di Maybelline, ed è questo qui, il Cancella Età. In realtà non lo uso per il potere anti-age, ma lo uso perché è uno dei miei correttori preferiti da sempre. Se mi seguite da un bel po' di anni lo sapete, ve lo metto sempre in mezzo. Io utilizzo la colorazione light ed è perfetta anche questa. Quando non voglio mettere nient'altro passo questo e sto a posto. Questo è un po' più cremoso dell'altro, quindi è meno pastoso, ma la coprenza è sempre buona. Con i correttori abbiamo finito. Strano, ma vero, sono soltanto due che ne valgono la pena. E adesso passiamo alle ciprie. Anche qui ne ho soltanto due, perché io sono un po' ripetitiva, soprattutto con gli step della base. Se hai una brutta base, poi tutto il resto crolla, per quanto mi riguarda. Quindi sempre meglio affidarsi a prodotti validi e che soprattutto ti trasmettono sicurezza. E il mio sicuramente must have di sempre, questo è un po' come il correttore che vi ho fatto vedere prima, è questa cipria qui di Rimmel. Adesso si è tutta cancellata, quindi probabilmente non si vedrà nulla, però questa qui è la Stay Matte ed è la colorazione Transparent. È una cipria compatta leggerissima. Ne ho provate tante di ciprie compatte e devo dire che io ritorno sempre solo su questa, quindi assolutamente io senza di questa non posso vivere. Se mai dovessi scordarmela, ciao. Altra cipria invece, questa qui è più per la questione bake eccetera eccetera, è questa qui sempre della linea Close Up di Nabla, Translucent Setting Powder. La utilizzo davvero sempre, molto sottile, non fa flashback, si può utilizzare tranquillamente su tutto il viso, magari con un puff tipo questo. Io lo puccio nella cipria, lo passo un po' sulla mano e poi tampono e non vi si smuove nulla, quindi good job Nabla, quest'anno avete fatto centro con tipo tutto, ho un sacco di cose di Nabla da farvi vedere. Detto ciò, adesso passiamo alle cose per quanto riguarda contouring e blush illuminante eccetera eccetera. Allora, vi dico subito che io non sono una grande amante dei blush, infatti tendo a mettere sempre lo stesso, che è o l'Orgasm di NARS, oppure questo qui nella mia palettina componibile di Mulac, che adoro. Infatti devo assolutamente ricomprare questa cialda in particolare, che è Ipno, che è assolutamente la mia top per fare il contouring, perché vedete quanto è fredda e per me che sono chiara è assurda. Ultimamente però la sto mischiando a quest'altra che si chiama Morfeo, che è comunque fredda ma leggermente, vedete, un po' più scura. E questi due sono sicuramente la mia combo contouring. Ritornando un attimo al blush che mi ero persa, invece utilizzo sempre questo che si chiama Of Course, e questo qui invece si chiama Zeus ed è una cialda abbastanza neutra come colorazione. Infatti la utilizzo magari per stemperare il contouring quando ne faccio troppo, per illuminare la zona sotto gli occhi. E altra palettina che mi porto sempre appresso anche per lavoro è questa qui. Io vi avevo detto tempo fa in qualche tutorial che le cialde erano di Nabla, ma mi sono dovuta ricredere. Non credo si possa leggere qua sotto, ma forse sì, e me ne sono accorta solo dopo aver detto questa cosa. Comunque in ogni caso, appunto, queste qua sono la vita. Queste due per il contouring, una più fredda e una più calda. Quella più calda si chiama Bad Habit e questa qui più chiara si chiama Infidelity. Per quanto riguarda il blush invece, il mio preferito sicuramente è questo. Io utilizzo sempre dei toni pescati o comunque tendenti al marroncino, e questo qui si chiama Heart Throbe, oppure abbiamo questo che si chiama Main Squeeze, molto 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 belli. Per quanto riguarda invece l'illuminante, ero molto indecisa perché sapete che è una delle cose su cui io sono più esigente, perché non è facile effettivamente. Poi non tutti gli illuminanti su tipi diversi di persone fanno lo stesso effetto, mi sono resa conto di questa cosa. Ad esempio io su di me trovo pazzesco questo,
che teoricamente è un ombrettino di Kat Von D, ma tutti lo usano come illuminante, si chiama Thunderstruck ed è una cosa assurda, è un colore cangiante, vedete quanto è chiaro? Quindi per il mio tipo di pelle questo qui è bellissimo e vedete com'è riflessato? Io adoro questa cosa degli illuminanti. Per quanto mi riguarda si devono vedere quando ti giri e tipo ci batte la luce, no? Lì è proprio la vita. E un altro che vi straconsiglio, che tra l'altro costano poco, è questo qui di Colourpop. In realtà adesso io vi faccio vedere questo colore che è il mio preferito, si chiama Stole the Show, ma un po' tutti mi piacciono, eh? Io ne ho diversi. Il colore di questo anche è molto chiaro. Mi piacciono perché sono iper burrosi e super pigmentati. Però ad esempio questo è un tipo di prodotto che non su tutti fa lo stesso effetto, come vi dicevo prima. Infatti su alcune mie amiche proprio non si vede, su di me fa un effetto boom. Quindi per il reparto viso abbiamo terminato. Adesso passiamo alle sopracciglia. Devo dire che mi sono trovata bene, strano ma vero, con questo prodottino qui di L'Oreal che si chiama Micro Tattoo ed è una matitina che simula l'effetto microblading. Infatti vedete, ha questo pennellino con i dentini tipo, che fa proprio questo effetto peletto molto naturale. L'ho portato anche al lavoro, è piaciuto tantissimo. L'unico problema è che me ne avevano inviato un colore un pochino troppo scuro, infatti questo è il colore Ebony e su di me se vado a fare troppi passaggi si vede, cioè comincia a diventare parecchio scuro. Poi dura tantissimo perché vedete si fissa una volta che l'avete applicato. E poi non potevo non citarvi il mio preferito di sempre, che utilizzo quasi giornalmente, che è questo prodottino qui di Anastasia Beverly Hills. Io l'ho provato 5-6 anni fa, la prima volta che sono andata in America, e da lì non ho usato altro, ed è il Deep Brow Pomade nella colorazione blonde, anche se ultimamente sto notando che è un pochino scuro, quindi dovrei provare magari il taupe. Vedremo. Se siete abituati con prodotti del genere, quindi in pottino per le sopracciglia, che però sono di una bella consistenza ferma, dura, questo qui all'inizio vi potrà sembrare un po' complicato da utilizzare, ma specialmente abbinato al pennellino, sempre di Anastasia, che dovrebbe essere il numero 12, che adesso ho a lavare quindi non posso farvelo vedere, riuscite a fare dei peletti piccoli. Prodotto super valido. Sempre di Anastasia vi consiglio anche il Clear Brow Gel. Questo qui è un must, soprattutto per chi ha le sopracciglia magari che tendono a uscire un po' dalla forma. Ce lo spennellate sopra e avete fatto. Questo qui mi sta piacendo da morire perché si secca proprio, rimane lì. E sempre per le sopracciglia, ma ha una funzione un po' più diversa, questo prodotto qui di Maybelline è il Tattoo Brow. Ve l'ho mostrato in tantissimi video. È una tinta peel off che dura fino a 3 giorni, quindi voi la andate ad applicare e poi la spellicchiate, la tenete tipo massimo 2 ore e vi dà praticamente l'effetto come ho adesso. L'ho utilizzata prima stamattina ed è fantastica. Forse unica pecca che ho riscontrato è che quando tende a schiarirsi, quindi a cominciare a togliersi, diventa un pochino arancione, quindi vi lascia un po' quell'alone che a me non disturba più di tanto, perché io magari ci passo sempre sopra qualcosa, però capisco che a qualcuno possa dare fastidio, però per tutto il resto vi aiuta, vi salva proprio la vita. E ora passiamo agli occhi, partendo dal primer. Sicuramente non posso non consigliarvi questo, che è la mia super scoperta tramite Instagram, video eccetera eccetera, che è la base di P. Louise, che trovate soltanto sul sito. Ce ne sono diverse, io utilizzo principalmente questa che è la 0.5, c'è anche quella bianca che ho ma utilizzo un po' più raramente. È una base strana, nel senso all'inizio la troverete proprio particolare, non riuscirete magari a stenderla, a lavorarla, però dopo non utilizzerete più altro. Diciamo che dà un po' l'effetto correttore, ma è ancora più sticky del correttore, quindi vi fa proprio rimanere lì quello che avete messo lì. Poi passiamo agli ombrettini. Non ho da farvene vedere nessuno singolo perché non è mio solito, non so perché utilizzarli, forse mi trovo meglio a prendere una palette singola e mi accatto un po' con quella. Quindi sicuramente una delle mie preferite è lei, la Poison Garden di Nabla. Ha dei colori all'interno che spaziano molto, potete fare toni freddi, toni caldi, neutri, più colorati, insomma me l'avete vista utilizzare un po' in tutte le salse. Devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro con la texture dei vari ombretti, perché ci sono un sacco di consistenze nuove, appunto burrose, che sono le mie preferite, ombretti matte, shimmer, per tutti i gusti. Poi passiamo alle mie due preferite di Anastasia Beverly Hills,
Pets quest'anno ho proprio scoperto l'amore per le loro cialdine. Le mie preferite in assoluto sono senza dubbio la Soft Clam, che è quella proprio tipo da tutti i giorni, ci potete fare qualsiasi cosa. Questi sì che sono burrosi, ti danno proprio la soddisfazione. Una delle cose pazzesche è questo nero, che ho scoperto essere una bomba. E l'altra che mi piace tantissimo, che magari è un pochino più particolare, è la Sultry, che contiene questi colorini qua, magari un pochino più particolari, nonostante siano comunque abbastanza neutri. Però non fatevi ingannare, perché è una di quelle palette da avere. Anche qui abbiamo il famosissimo nero e qui abbiamo anche un bellissimo color burro, un color avorio. Poi abbiamo l'oro. Non potevo non mettere tutto il Vault di Jaclyn Hill per Morphe, perché le ho amate, continuo ad amarle, le utilizzo molto spesso. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è che sono quattro palettine divise per cromature più o meno. Ring di Alarm, che è questa dai toni caldi caldi caldi, belli corposi, pigmentati. Quella che mi ha stupito di più è assolutamente questa, che utilizzerei tutti i giorni per farmici proprio il bagno. Ha dei colori molto particolari, oltre a questo che meraviglia, questo è, vabbè, una roba assurda. Vi apro anche le altre due per par condicio, anche se sono quelle che uso un pochino di meno. Questa qui è la Bling Boss, che nonostante abbia comunque dei colori pazzeschi e secondo me anche molto portabili, vedete, coprendo il viola alla fine sono tutti colori molto molto normali, non riesco ad utilizzarla appieno, infatti dovrei sfruttarla un pochino di più. E questa qui è quella che proprio ho sfruttato di meno, che è un po' più spenta come cromatura, che si chiama Dark Magic. Questa sicuramente per gli smoky deve essere pazzesca. Poi ultime, ma non per importanza perché sono state delle super scoperte, queste palettine qua di Pupa. Ah, io adesso non so quante sono in tutto, ma io ne ho ricevute 4. E anche queste molto simili alle altre, perché sono divise un po' per colorazioni. Abbiamo la Spicy Nudes, che è quella un pochino più, anche qui, da tutti i giorni, ma poi è un detto da tutti i giorni, perché poi uno si trucca un po' come vuole, no? Però sicuramente ha dei toni un pochino più low profile. Sono rimasta stupita perché non provavo i prodotti di Pupa da un po' e hanno una qualità assurda, cioè col tempo riesce solo che a crescere. Poi abbiamo la Hot Flame, che in realtà uno dal nome si aspetterebbe un po' come quella di Jaclyn, quindi tutti i toni caldi eccetera, in realtà dei toni particolarissimi. Poi abbiamo questa, che è una delle mie preferite, si chiama Bright Violet. Questa probabilmente la uso a Capodanno perché è assurda. Cioè non so, c'è qualcosa che di questa palette proprio mi attira. E poi abbiamo la Cosmic Queen, che ha dei colori molto freddi, bellissimo questo qua. Detto ciò, adesso passiamo ai glitter. C'è anche un reparto glitter in tutto ciò. Sono stata anche qui stra mega indecisa perché ho provato un sacco di glitter, ma sicuramente i miei preferiti sono stati questi. Ho trovato proprio l'amore della mia vita. Sono sempre di Anastasia Beverly Hills, questi in particolare Star Power, e ce ne sono tanti in gamma di colori anche molto molto belli. Questo qui è il mio preferito perché è un po' il must have da avere per forza. E abbinato la sua colla, che è assolutamente la scoperta forse più grande, sempre di Anastasia Beverly Hills. E non ho mai provato una colla migliore di questa per i glitter, assolutamente. Attacca qualsiasi cosa al pennellino, tipo quello di uno smalto, e voi l'applicate e rimane lì. Neanche a dirlo, con questi qua funziona che è una meraviglia. Quindi se cercate dei buoni prodotti appunto glitterosi, andate su questi. Passando all'eyeliner invece, ha vinto lui in tutta la mia selezione, che è l'Epic Ink Liner di NYX Professional Makeup. Questo è lo 01 Black, che è quello che ha la puntina più piccola. Mi piace molto perché è bello intenso, si riesce a lavorare bene con l'applicatore e non è un nero opaco, ma rimane leggermente lucidino. Come mascara invece sapete che sono un po' più esigente, perché non ho proprio questo grande patrimonio di ciglia, anzi. Ma questo qui in qualche modo mi ha fatto ricredere, cioè mi fa pensare di poterci riuscire, ed è il Bad Girl Bang di Benefit. Pazzesco. Se avete le ciglia lunghe e usate questo, cioè proprio ventagli, ciaone. Questo è lo scovolino, avendo questa forma permette di prendere bene 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 tutto dalla radice, allunga, volumizza, super black, davvero mi sono pentita di non averlo
conosciuto prima. E poi finiamo gli occhi con la sezione ciglia finte. Anche qui indecisione più totale, ne ho provate mille, oh mio Dio quale metto, e alla fine sono sempre tornata su di loro. Queste qui sono di Mulac, sono le cerbiatta, sono sempre sold out sul sito, quindi appena le trovate arraffatele subito. Come vedete hanno questa forma molto bella, che sta bene a partire dall'occhio corto, piccolo, tondo, tutti i tipi di occhio queste ciglia lo copre. Belle, comode, fanno la loro porca figura. Mi piacciono tantissimo anche le Nirvana, che sono uscite con la nuova collezione attuale di Mulac. Non me lo sarei mai aspettata perché hanno una forma molto particolare. L'avete viste nel tutorial natalizio colorato. Ora finiamo con i prodotti labbra. Come sapete io non utilizzo quasi mai la matita, quindi non vedrete nessuna matita, ma vedrete delle tinte labbra. Non volevo fare l'ipocrita e dire oh sì, questa mi è piaciuta, che colore pazzesco eccetera eccetera, anche perché mi vedete quasi sempre con i colori nude sulle labbra, quindi ho messo soltanto quelle che effettivamente io ho provato e ho amato, che sono queste quattro, due di Jeffree Star e due di Mulac. Partiamo da quelle di Mulac, che sono queste due, entrambe sono Velvet Ink, il must have che io dico sempre dovete avere tutti perché è proprio il nude universale, è in assoluto i My Birthday Suit, è un nude diciamo pescato, non vira sul marroncino ma rimane abbastanza neutro, si adatta alle vostre labbra, è proprio wow. E l'altro che ho rivalutato molto è questo qui, che potrebbe sembrare simile ma leggermente più chiaro dell'altro, e si chiama Hero Like Nude. Vedete questo sopra i My Birthday Suit e questo è Hero Like Nude, sono proprio due tonalità differenti. Entrambe su di me fanno un effetto bellissimo, hanno una durata che non vi so neanche a descrivere. Quando so che devo stare magari fuori tanto, devo andare a qualche evento, devo mangiare, ce lo devo avere su per il tempo giusto, vado sempre su di loro. E su appunto questi qua di Jeffree Star, ve lo ripeterò anche questo fino allo sfinimento, sono assolutamente pazzesche i rossetti liquidi di Jeffree. Il mio preferito però rimane sempre Celebrity Skin, che devo assolutamente ricomprare perché sta finendo, io senza proprio non ci vivo. E questo qui è un nude, anche qui abbastanza neutro, non vira né troppo sul rosa né troppo sul marroncino. Mentre l'altro, a parte vabbè, il pack che avevo preso lo scorso anno della linea natalizia, l'ho fatto comprare praticamente a tutti quelli che conosco, e anche qui rispetto a Celebrity Skin è più chiaro, però forse si vede, vedete, questo è più marroncino, questo qui è un po' più rosato. Poi prodottino Jolly, meritava una menzione d'onore, la scoperta della mia vita praticamente, non dell'anno della vita, che è questo prodottino che dovrei metterlo nel reparto skincare, ma visto che non l'ho fatto in questo video, lo metto in questo, ed è assolutamente lui, il Carmex, prodotto salvavita. Questo qui infatti è quello che sto utilizzando, questo è quello nuovo insieme ad altre 6 confezioni che ho comprato a Londra. Se avete le labbra spaccate va bene anche per quello, perché all'interno ha il mentolo, infatti sono andata ad odorare, mi stappa proprio le narici, quindi menzione d'onore, lo meritava assolutamente. E detto ciò, con questo abbiamo concluso. Questi sono stati tutti i prodotti che, per quanto mi riguarda, data la mia esperienza quest'anno eccetera eccetera, meritavano di essere inseriti e di essere condivisi con voi. Fatemi sapere se voi avete mai provato uno di questi prodottini, come vi siete trovati, quali invece sono stati i vostri, o magari fatemi una top 5. Detto ciò, io ci tengo a fare un piccolo salutino finale, anche perché vabbè ci rivedremo tra qualche giorno, ma sarà comunque un nuovo anno, il 2019. Quest'anno appunto, come vi dicevo anche all'inizio, è stato pieno di cose. Si può dire che non mi sono quasi mai fermata un attimo, ho sempre fatto qualcosa e sono molto felice di questo. Spero siate felici anche voi dell'anno che avete passato, e se non siete felici, se qualcosa non vi è andato bene, rimediate l'anno prossimo, cioè sempre tempo. Detto ciò, grazie per essere stati con me quest'anno, spero di rivedervi anche l'anno prossimo e l'anno dopo finché durerà. Vi mando un grosso bacione a voi, ai vostri cari, ai vostri amici, passate un bellissimo capodanno, io vi faccio appunto gli auguri di un bellissimo anno nuovo, spero possa esaudire tutti i vostri desideri o almeno qualcuno, dai, iniziamo con qualcuno, e noi ci rivediamo l'anno prossimo. Ciao!